Durante la fase di ispirazione, una respirazione corretta è così. La pancia esce, infatti se ti sdrai, prendi un tappetino, ti sdrai, puoi mettere un sacchettino di riso, magari prendi un Domopack, metti dentro dei granelli di riso, lo metti sulla, così è leggero, c'è cioè qualcuno usa anche la sabbia, comunque lo metti, puoi anche mettere della sabbia, se è comodo, metti dei granellini di riso. Metti questo sacchettino, lo chiudi, ovviamente lo apponi da sdraiato, lo apponi sul diaframma e ti accorgi proprio che se stai respirando bene, quando inspiri il sacchettino va verso il soffitto e quando espiri scende. Beh, un ragguaglio fondamentale. Respirare è importante vivere, come ho già detto, non respirare un po' come rinunciare alla vita. E allora quando si è al lavoro sotto stress, è lì che comincia a alterarsi. La respirazione si altera con le emozioni, quando le tue emozioni vengono squilibrate. Quindi io ti invito, quando sei al lavoro, io in studio l'ho sempre dette queste cose, qui colgo l'occasione per ripetertele. Allora, ovviamente qui con calma, c'è il video dedicato apposta. Quindi una bella respirazione. Quando ti fanno arrabbiare al lavoro, quando il tuo capo ti sovraccarica di responsabilità, il tuo socio, il tuo collega, insomma, il titolare, i tuoi colleghi, ti senti accusato di qualcosa che non va, di qualcosa che ritieni ingiusto, oppure davvero hai sbagliato qualcosa, ti danno la classica girata, insomma, ti fanno la romanzina. Allora, in questo caso è importante sempre che tu respiri, anche se arriva un rumore da lontano. Per esempio, sei in casa, anche a me capita, no? O sono in studio, o sono in casa, arriva un rumore dalla strada, un rumore potente, forte, e magari mi spavento, oppure cade qualcosa all'improvviso che non mi aspettavo e sono in casa da sola e mi spavento. In quel caso, tendi proprio a noterai, no? Da questo momento che te lo dico, noterai ancora di più, è una cosa che sapevi già, ma forse non l'avevi consapevolizzato in profondità, noterai che fai questa cosa, quando ci spaventiamo abbiamo proprio, tratteniamo la respirazione. Cosa succede? Cosa fai in pratica? Mandi indietro proprio, mandi indietro, fai il contrario di quello che io ti faccio fare durante l'inspirazione e l'espirazione. Fai quello che si fa nell'espirazione, ossia buttare indietro la pancia, diaframma, buttare indietro la pancia, il diaframma, buttare indietro la pancia e quindi buttare indietro la zona diaframmatica. No, no, non sono già visibili. In realtà il diaframma si alza e si abbassa a seconda che si tratti di inspirazione o di espirazione, però l'effetto che tu vedi ottico è proprio, qui non facciamo lezioni di anatomia, bensì è la respirazione come tu la vedi da fuori, come si vede fisicamente, per vedere che tu stia facendo giusto, operando nel modo giusto, in modo consapevole. Quindi, dopo che è arrivato un rumore e hai fatto questa cosa, cioè sei rimasto. Sei rimasto petrificato e hai bloccato la respirazione. Subito dopo ti invito a calmarti, magari bevi un goccio d'acqua se lo spavento è stato grande. Poi chiudi gli occhi, ti riequilibri. Sbadigliare. Quindi anche io mi sono rilassata e anche adesso ho uscito lo sbadiglio, così come quando tratto che sblocco i vostri punti bloccati. Quindi se capita anche lo sbadiglio, ben venga. Lo sbadiglio è poi contagioso, quindi spero ti sia arrivato perché ti aiuta attraverso questo video. Ti aiuta proprio a aprire ancora la respirazione. Quindi lo sbadiglio aiuta proprio a aprire ancora più la respirazione. Quindi questa cosa devi fare. Questo è un mio personale, un consiglio semplice, molto importante per vivere una vita migliore. Anche quando stai guidando, prendi uno spavento, ti capita di spaventarti perché magari eri distratto. Mamma mia, mai usare il cellulare mentre guidi, mi raccomando. Ma magari una persona sta per attraversare pedonali e eri distratto nel tuo monte pensieri, non l'hai visto, qualcuno ha bloccato di colpo e per un attimo hai pensato che stessi per andargli addosso, proprio tamponare con l'auto.
Respira. Perché questa cosa permette di riequilibrare qualcosa che è squilibrato prima. Perché altrimenti paghi i conti dopo, perché sei sempre sotto stress, sempre sotto stress, sempre sotto stress, così come quando prendessi uno spavento, come se di continuo subissi uno spavento dopo l'altro. È ovvio che poi vai in stato di ansia, di panico. Cosa fa chi soffre di stato di ansia, di panico? Non respira bene. Respirare, respirare. Se necessario, sbadigliare, e se vuoi scaricare lo stress bene, sei troppo arrabbiato, piangi. Piangi. Infatti, quando andiamo a riequilibrare un operatore, cosa succede? Che la persona, quando vai a riequilibrare la respirazione, quando noti che la persona ha una respirazione che è scorretta, che l'ha assunta scorretta, comincia. La persona piange, se è sotto un grande stress, piange. Sarà magari capitato anche a te che ricevi questo video qualche volta di versare qualche lacrima. Sul lettino dello studio commenta: se non ti è mai capitato, significa che non hai vissuto questa emozione così forte. Ma questo capita perché? Perché quando si riporta la persona al riequilibrio, la si riautorizza quasi a respirare. Sarebbe come una mano amica che dice: la mano dell'operatore diventa una mano amica che dice al campo emozionale: ok, adesso puoi respirare, ti autorizzo a respirare, ti autorizzo a vivere, ti autorizzo a tornare a vivere. Il chi e il ci. Scritto qui o KI o CHI, che nient'altro è che la traduzione di energia, quindi traduce energia dall'orientale, quindi dalla lingua orientale, dal cinese, dal giapponese, dal cino-giapponese tradizionale. Se non circola bene, tu non puoi stare bene nel tuo corpo fisico. L'energia deve circolare, il chi, il chi devono circolare, sempre quello è. Grazie per l'attenzione. Al prossimo video, se mi vuoi scrivere per chiedere qualcosa che non ti è chiaro, qualche delucidazione, lorella.stefani72@gmail.com. E questo è l'Energy Program, che è un programma che ho strutturato, al quale sto dedicando molte ore per arrivare e poterti aiutare anche se sei fuori dallo studio. Poi se hai bisogno di un trattamento, ci sono. 366 322 8897. Adesso lo studio commenta anche WhatsApp.